Ok, ci sei? Perfetto, la disattivo la webcam. Buon E apro l'aula. Webinar. pomeriggio e ben ritornati. Anche se non ci vediamo in ufficio, abbiamo questi appuntamenti quotidiani. Oggi parleremo di come gestire le aule virtuali. Molti di voi hanno già utilizzato Connect per fare seminari online. Adesso inizieremo, abbiamo iniziato a usarlo per fare anche riunioni, ma inizieremo a usarlo anche per fare attività ordinarie, come per esempio le commissioni di valutazione. Qualcuna l'ha già sperimentato, quindi abbiamo già anche qualche idea per migliorare e ottimizzare queste attività, e comunque chi avrà bisogno avrà anche l'assistenza di Stefania e degli altri per fare al meglio anche le valutazioni sia di incarichi che contratti. Prima di dare la parola a Stefania, aspettando che tutti entrino in aula, vi propongo un breve video che racconta un po' l'esperienza che state vivendo questi giorni. 4 minuti di video. La comunicazione tra gli esseri umani ha subito enormi trasformazioni nel corso dei millenni. La formidabile e incessante evoluzione del cervello umano ha reso la nostra specie capace di comunicare con strumentazioni e tecniche sempre più raffinate, fino ad arrivare ad oggi. Un mondo dove gli uomini possono lavorare restando a casa propria. Il mondo dello smart working. Sì, ti sento, tu mi senti? Sì, Parla. ti sento, tu mi senti? Sì, anch'io ti. Sì, ti sento Sì, benissimo. anch'io ti Vai, sento, vai, parla. parla. Ma mi Mi vedi? vedi? Io Sì, io ti ti vedo vedo benissimo, benissimo. tu mi vedi? Ti sento Mi benissimo, senti? Parla, benissimo. parla. Mi Sento sento, parla. perfettamente, ti sento Sì, io ti perfettamente. sento Vai, benissimo, parla. parla. Parla, ah, io ti Parlo? sento. Parla. Riesco a Parlare? Parlo io? Il cervello dello smart worker ha una struttura cranica molto particolare che ha dovuto adattarsi a seguito di un trauma considerevole. Lo smart worker, prima di essere smart, era un normale worker e quando si recava al suo normale ufficio di worker aveva la possibilità di mostrare ai propri colleghi un certo aspetto di sé. Ma oggi, mettendosi una telecamera dentro Buongiorno a casa, tutti. Allora, ho parlato stamattina con quelli della DNF e loro sono abbastanza d'accordo non può più sul nascondere la sua vera progetto, realtà. però hanno anche stanziato un capitale importante, però vorrebbero avere delle garanzie. Tommaso, Tommaso, mi aiuti un secondo con... No! I suoi più intimi segreti verranno svelati. La mente dello smart worker è perfettamente in grado di gestire il tempo a propria disposizione e calendarizza i propri impegni rigorosamente. I circuiti neuronali dello smart worker sono capaci di individuare con assoluta precisione l'unico momento della giornata in cui un collega sta cercando di concentrarsi e gli manda un messaggio. E poi un altro. E poi un altro. L'ipotalamo dello smart worker entra in ansia se non rispondi immediatamente a un'email. E allora ti manda un WhatsApp, poi ti manda un SMS, poi un Messenger, poi un piccione, poi una pergamena portata da un messo a cavallo. Lo smart worker conosce ogni tipo di piattaforma di conference call e ritiene opportuno cambiare piattaforma ad ogni nuova conference call. Devi scaricare questa applicazione Grunsu, è una piattaforma nuova, vietnamita, molto buona. Rapida, praticamente tu clicchi sul link, poi per mail mi mandi il codice alfanumerico con cui io poi ti mando la password. Allora, tu mi invidi, io accetto l'invito. A quel punto ti manda i termini del contratto, tu slash sulla privacy e mi mandi il nuovo codice che ti appare, Ma facilissimo. non andava bene la piattaforma di ieri? Video sbrat, no, quello è farraginoso, no. Lo smart worker sa risolvere equazioni di settimo grado, sa programmare sistemi informatici per la NASA, ma durante le conference non sa pigiare il tasto mute sul microfono quando parlano gli altri. C'è la partnership con i tedeschi della settimana prossima, quindi cominciamo a preparare il materiale informatico. Ma che è sto rumore? No, non si sente, non si sente Ci bene. Sono dei rumori di fondo, non si sente bene.
Ma io sento benissimo. Lo smart worker ha speso milioni di ore della propria vita a guardare serie TV dirette da premi Oscar del cinema hollywoodiano, ma non ha imparato a fare un'inquadratura decente del proprio viso. E ha sempre più difficoltà a trovare un angolo di casa che possa essere inquadrato senza svelare lo stato di devastazione in cui si trova. Secondo me stanno andando abbastanza bene. Il problema è che non è chiaro per tutti qual è il nostro core business. Ma per quanto articolato ed evoluto, il cervello dello smart worker deve prepararsi a un'ulteriore evoluzione. Quando tutto questo finirà, e bisognerà ricominciare a uscire di casa per tornare nel luogo di lavoro. Nuove sfide lo attenderanno. Nuovi e misteriosi interrogativi da svelare. Ma la macchina non l'ho parcheggiata 2 mesi fa. Mi sento. Sì, sì, allora parla. Devi parlare. Parla, parla. Parlo? Bene, spero che questa introduzione vi abbia predisposto positivamente per questo lavoro agile. Anche noi abbiamo preso in considerazione la piattaforma Grunzu, ma i vietnamiti avevano richiesto delle forme contrattuali un po' complicate, soprattutto il contratto era un po' illeggibile. Stefania, se attivi la webcam ti do la parola. E iniziamo a parlare della nostra piattaforma Connect. Prego. Ciao, ciao a tutti. Benvenuti. Un attimo, mettiamo le cose. Allora, finalmente ci addentriamo nel meraviglioso mondo di Connect. Meraviglioso, insomma. Allora, io vi mostrerò il funzionamento dell'ambiente, della piattaforma e i diversi ruoli che possibile rivestire all'interno della piattaforma. Dopo di me invece Gianluca ha finito, vi spiegherà tutto ciò che è necessario per la realizzazione di un webinar o seminario online. Allora, al Formex abbiamo adottato una piattaforma proprietaria di Adobe che si chiama Connect. Sapete tutti benissimo che un'aula virtuale è un luogo in cui online, in cui appunto ci si incontra per, a distanza, quindi per gestire collaboratori, gruppi di lavoro, studenti, e ci consente, esattamente come un'aula fisica, di lavorare come in presenza. Quindi ci consente di comunicare, oppure ci consente di formare gli altri, di interagire tra persone, lavorare collaborativamente a progetti, oppure semplicemente ascoltare una relazione di un docente o di un relatore. Allora, come si accede a questo ambiente? Intanto vi copio un indirizzo che è quello che avete digitato sulla vostra barra di ricerca, questo. A questo indirizzo, facciamo così, a questo primo indirizzo vi connettete con le vostre credenziali, perché siete utenti registrati, accederete a un ambiente in cui verranno elencate tutte le aule virtuali a cui voi siete autorizzati. Quindi con le vostre credenziali accederete, oppure potrete accedere anche ad ambienti come ospiti, qualora non vi siano credenziali, e si dia accesso agli ospiti. Allora, cosa occorre per partecipare? In questa ulteriore scheda di cui vi ho messo l'indirizzo negli appunti, quindi eventipa.format.center, eccetera, quella scheda troverete tutte le istruzioni per partecipare a un webinar di Formex. Cosa vi occorre per partecipare? Un collegamento a internet, quindi una linea telefonica adeguata. Vi può bastare un wifi, ma se siete collegati alla fibra ovviamente è molto meglio.
un browser che è supportato. Connect supporta tutti i browser, Firefox, Explorer, Chrome, Safari, tutti i browser lì vengono supportati. Ovviamente dovete avere Flash abilitato oppure dovete scaricarvi l'applicazione Adobe Connect per desktop. Nel momento in cui volete ascoltare qualcuno, dovrete avere delle casse o delle cuffie e se volete parlare dovete avere un microfono. Cosa è utile fare prima di partecipare a una riunione online o a un webinar? Bisogna fare il test di connessione, che è ugualmente indicato nella scheda su Eventi PA. Test di connessione verifica che la vostra postazione sia configurata adeguatamente e qualora il test dia esito negativo, vi indicherà anche delle soluzioni che potrete adottare per risolvere i problemi riscontrati. Allora, questa di seguito è la pagina, adesso tolgo questo, è la pagina di accesso alle aule virtuali del Formez. Quindi, cosa si può fare in aula virtuale? Come vi dicevo prima, l'aula virtuale consente di svolgere tutte le attività che si possono fare anche in un'aula fisica. Quindi è possibile seguire una lezione online, seguire un webinar, partecipare a una riunione, partecipare a una commissione di valutazione come membro di commissione oppure come candidato qualora si tratti di un colloquio online. Anche in questo caso al Formez stiamo utilizzando delle aule per i colloqui con i candidati. Oppure consente di fare video interviste. Vado avanti. Come l'aula fisica, esattamente come un'aula fisica, un'aula virtuale può essere allestita con diversi strumenti a seconda dell'attività che si vuole svolgere. Se si tratta di una riunione online, magari sarà necessario condividere un box video in modo tale che tutti ci guardiamo in faccia, oppure sarà necessario condividere un box per documenti, in modo tale da appunto condividere PowerPoint, PDF, immagini, oppure possiamo condividere una lavagna se intendiamo scrivere collaborativamente sulla lavagna. Se si tratta di un'aula, di una classe virtuale, possiamo avere dei contenitori come per esempio diversi tipi di sondaggio, a scelta multipla, a risposta breve. Oppure possiamo condividere dei link, possiamo condividere dei file, mettere in condivisione, come stiamo facendo noi, un box chat, un box note e poi un contenitore per le domande e risposte. Sono tutte cose che vi faccio vedere fra un attimo. Adesso vi descrivo quali sono i ruoli che si possono rivestire in questo ambiente. Ci sono tre ruoli: partecipante, relatore e ospitante. Ovviamente non tutti possono fare tutto. I tre ruoli, allora, il più come dire, simpatico è quello del partecipante. Quello del relatore io lo definisco un po' comodo. E quello dell'ospitante invece è quello più pesante. Allora, però ve li descrivo. Il partecipante cosa può fare? Intanto può seguire la procedura guidata di impostazione audio, in modo tale che da ascoltare al meglio chi parla e da configurare bene anche il proprio microfono, qualora venga data la possibilità di parlare. Oppure, come vedete dal vostro menu, sempre in alto, può alzare la mano o usare le altre icone che sono nel menu alzata di mano. Come vedete ci sono cioè l'icona d'accordo, non d'accordo, alza la voce, abbassa la voce, eccetera, eccetera. Insomma, simpatico perché può fare tutte queste attività che non, insomma, può giocare, però ovviamente poi può seguire il webinar, può seguire
relatore che parla, seguire la lezione online, il webinar, può chattare con tutti i partecipanti oppure con uno singolarmente, oppure con i relatori, oppure con gli ospitanti, può partecipare ai sondaggi, può porre domande, può scaricare i file, può copiare link o aprire il link. Adesso io vi faccio vedere, perché me li sono preparati, un paio di layout che si possono utilizzare. Ovviamente poi ogni ospitante può crearne dei nuovi a seconda delle esigenze, a seconda delle esigenze del relatore, perché poi è il relatore che comanda e decide come allestire l'aula. Allora, un layout che ho preparato è questo della riunione. Box video, in cui ovviamente adesso ci sono solo io in webcam, però se la riunione è composta da 10 persone, ci saranno 10 video, quindi 10 webcam attive. Poi si può mettere un box chat oppure altri strumenti. Un altro layout che ho preparato è quest'altro, e quindi si può avere sempre il allora, qua c'è un box che sfondi, però si può mettere un box presentazione, insomma. Adesso la mia connessione è un po' lenta e quindi non ci riesco. Vabbè, comunque. Poi un box domande e risposte, un box file se voglio mettere a disposizione dei partecipanti dei file. Adesso io ho messo a disposizione dei partecipanti dei, come vedete, scusate ma stanno succedendo, dei file che possono esservi utili, per esempio videoconferenze online free. Vi ho elencato tutte le piattaforme di videoconferenza che sono appunto gratis e che si possono utilizzare, dopo vi spiegherò. Oppure tutti i tipi di box che potete inserire in un'aula. Oppure posso mettere un contenitore per gli appunti. Vedo che avendo inserito il box domande e risposte, qualcuno sta già utilizzando il box per porre delle domande. Roberto Santi chiede: gruppo di valutazione e colloqui, come fare? Va bene, dopo rispondiamo. Insomma, un altro box, un altro layout che ho preparato. E questo box di condivisione lavagna, dove possiamo scrivere anche collaborativamente, un box chat, un box programma, poi un sondaggio che ovviamente ho inventato. Ti piace il lavoro agile? Potete anche rispondere per capire come funziona. Insomma, il partecipante può partecipare a tutte queste attività a seconda dei box che vengono condivisi nell'aula virtuale. Ogni ospitante può allestire l'aula virtuale con tutte queste cose. Adesso io torno alla presentazione normale e continuo a farvi vedere il funzionamento dell'ambiente. Eccomi qua. Scusate, sta ancora caricando, non vedo niente. Allora. Quindi vi dicevo tutto quello che può fare il partecipante. E vi ho fatto vedere i layout possibili, ma ovviamente sta alla fantasia dell'ospitante e del relatore creare i layout più, insomma, se ne possono fare tantissimi. Il relatore, perché lo definisco un ruolo comodo? Perché a livello tecnico, nell'aula virtuale il relatore no, può fare ben poco.
Può condividere la sua presentazione se c'è un box di condivisione dei documenti, può condividere il suo schermo, può attivare una lavagna e può rispondere alle domande dei partecipanti. Ovviamente non può fare altro, nel senso che non può allestire il relatore, non può allestire l'aula, si deve sempre rifare a un ospitante. Quindi con questo ruolo comodo non voglio assolutamente sminuire il ruolo del relatore, però dal punto di vista tecnico non può fare tanto. Vado avanti. L'ospitante invece è come dire, l'assistente d'aula, il bidello. Quindi allestirà l'aula come vuole il relatore, quindi attivando tutti i contenitori richiesti dall'attività. Si deve svolgere il video, presentazione, chat, domande e risposte, sondaggi, link, eccetera. Poi deve aprire l'aula ai partecipanti quando inizia il webinar oppure la riunione oppure l'attività online. Può dare accesso agli ospiti qualora nella stanza, nell'aula virtuale, si debba accedere senza credenziali oppure magari. Si può dare accesso agli ospiti perché ci si è dimenticati di iscrivere uno e lo facciamo entrare come ospite. Poi deve avviare la registrazione se è un'attività che va registrata. Il relatore non può avviare la registrazione. Eventualmente può rimuovere dei partecipanti, non perché magari hanno sbagliato a entrare in aula oppure perché magari si tratta di partecipanti che stanno facendo chiasso, cioè con interventi non opportuni, e quindi l'ospitante può rimuovere i partecipanti. Poi, dopo l'attività online, può tagliare, modificare, pubblicare la registrazione, scaricarla anche in locale, quindi nel proprio computer, può eventualmente caricarla su YouTube, come facciamo noi per i nostri eventi. Mettendoli poi a disposizione nella scheda evento, embeddando il file. Poi scarica i log accessi perché solo dai log accessi è possibile verificare la presenza di qualcuno, dei partecipanti e quindi di attestare la loro presenza. E poi, cosa importantissima, l'ospitante deve rassettare l'aula alla fine dell'attività. Questo perché l'aula, dopo l'attività, può essere utilizzata anche per altre cose, anche per altre riunioni online. Vado avanti. Allora, l'aula virtuale può essere utilizzata anche, come dicevo, per riunioni online e per commissioni di valutazione. E questo è in genere il layout che utilizziamo quando la commissione si trova nella stessa sede, nello stesso luogo fisico. Quindi in questo caso c'erano Anna Claudia, Laura e Roberta che dovevano fare un colloquio a Gianfranco Andriola e quindi si sono attivate le loro due webcam e si è potuto fare il colloquio. L'ospitante ha avviato la registrazione per conservare il file che poi in sede di controllo ci può essere richiesto. Allora, questo invece è un altro layout che si utilizza per le riunioni o colloqui o commissioni quando ogni componente della commissione oppure della riunione si trova in diverse sedi. Quindi in questo caso Irene, Claudia, Genola e Sonia erano le tre commissarie per la valutazione e per un colloquio di questa candidata che ho oscurato e quindi il layout è questo. Ugualmente anche qui c'era un ospitante che ha registrato la sessione e ha preparato l'aula. Allora, chi è che mi sta toccando la presentazione? Ho quasi finito. Allora, volevo dirvi della disponibilità. Finora, proprio fino a questo momento, avevamo una licenza di massimo 1.000 partecipanti. Questa licenza, come sapete molti di voi, è
è stata utilizzata con delle prenotazioni, per cui esiste un calendario online, si guarda la disponibilità dell'aula e si prenota un'aula. D'ora in poi, proprio da questo momento in poi, abbiamo a disposizione non più una sola licenza, ma cinque licenze, di cui due che possono ospitare 1.000 partecipanti e tre licenze che possono ospitare 100 partecipanti. Cinque licenze sono tante e sicuramente si possono usare contemporaneamente, però ovviamente verrà data priorità alle attività seminariali, insomma, dei webinar. Si possono utilizzare anche per riunioni, però la priorità va sempre data ai webinar, poi vedremo come. Nel caso in cui non fossero disponibili le nostre aule virtuali, ma ripeto, 5 sono tante e le possiamo gestire benissimo, sia le riunioni che le attività seminariali, ci sono sempre degli strumenti free, di cui vi ho messo anche prima il file in condivisione, ma che vi manderò se lo volete. Tutte sono indicate l'elenco di tutte le videoconferenze, piattaforme di videoconferenza online free, quindi gratis, che sono molto molto semplici da utilizzare, soprattutto se si tratta di riunioni tra due, tre, quattro persone che si devono guardare in faccia, ma che non devono registrare, non devono fare niente di particolare. Queste sono, le conoscete benissimo anche voi, Zoom, sono Talky, sono Hangout, Skype, WebEx, sono strumenti semplicissimi. Tra l'altro avrete avuto modo in questo periodo di coronavirus di vedere anche i vostri figli utilizzare queste piattaforme online. Io avrei finito la mia presentazione. Adesso passerei, ecco, la Grazie parola al Stefania. relatore. Rispondiamo alle domande alla fine, quindi potete anche continuare a fare delle richieste di chiarimento, vengono raccolte e rispondiamo alla fine. Diamo la parola a Gianluca. Intanto faccio uno spot promozionale. Ringrazio gli sponsor di questa attività che sono il progetto Nuovi Percorsi e il progetto Comunicazione Fondo Sociale Sicilia che gentilmente hanno finanziato l'acquisto di una parte delle nuove piattaforme. A parte gli scherzi, lo dico perché comunque, come diceva Stefania, abbiamo adesso una maggiore disponibilità di spazi per fare le riunioni, ma sicuramente ci sarà anche un aumento di esigenze e di richieste, quindi cercheremo di soddisfare tutte le esigenze. Se sarà necessario, potremo sempre ampliare ancora di più le licenze disponibili, però lo dico in maniera, come dire, invitandovi a essere collaborativi, soprattutto per le aule grandi, quelle da 1.000 posti, quelle destinate prevalentemente alle attività esterne, alle attività formative. Vi chiederei di prenotarlo quando avete certezza dell'utilizzo. Nel passato è capitato che qualcuno faceva una prenotazione per 2 mesi tutti i mercoledì e poi magari le attività non le faceva. Quindi metteremo un po' nero su bianco quali sono anche le regole, ci sarà un calendario dove è visibile la disponibilità delle aule. Vi invito a collaborare per fare in modo che questo uso sia ottimizzato e si semplifichi un po' per tutti l'accesso a queste risorse. Gianluca, prego, ti passo la parola. Allora, grazie Salvatore. Io sarò rapidissimo perché ho visto che ci sono già tantissime domande e quindi è opportuno rispondere soprattutto a quelle, però avevamo pensato anche di approfittare di questa occasione per dare alcune indicazioni operative su come realizzare un webinar, ma non solo tecnicamente, in parte già l'argomento è affrontato da Stefania, ma anche su come progettare un'attività in modalità webinar. Molti di voi staranno riprogettando le attività che avevano in programma da qui alle prossime settimane o addirittura mesi e quindi potreste ipotizzare di farle proprio in questa modalità. Allora, intanto un'immagine che vi
diciamo simpatica intanto saluto tutti i colleghi che non vedo da parecchio. E, allora, in genere l'e-learning si associa a un'immagine un po', soprattutto per chi non lo pratica, per chi non se ne occupa, un'immagine di questo tipo, cioè che attraverso le tecnologie si possa trasferire la conoscenza in maniera quasi per osmosi, senza che in realtà un webinar, un'attività in modalità sincrona richiede un particolare impegno, soprattutto nella fase di progettazione, perché poi quando ci troviamo in aula potrebbe essere troppo tardi riprogettare l'attività così come l'avevamo pensata. Come partecipare, ve l'ho già detto Stefania, io aggiungo solo che sottolineo il fatto che è possibile anche partecipare utilizzando ad esempio un dispositivo mobile, un tablet, un iPad. Nel caso di Connect, la piattaforma che utilizziamo, è sufficiente che scaricare un'applicazione gratuita che potete trovare anche nelle istruzioni disponibili. Il link potete trovarlo anche nelle istruzioni che trovate nella home page di Eventi PA. Ovviamente questo se dovete partecipare a un webinar come partecipanti e forse in parte anche come relatori. Se invece dovete gestire il webinar è sempre opportuno utilizzare un PC perché l'applicazione è limitata rispetto all'accesso che abbiamo tramite un PC o ovviamente un Mac. Perché realizzarli sicuramente per un po' in questo momento di emergenza, perché non abbiamo grandi alternative, in generale i motivi principali sono quelli di risparmio di tempo e di costi, ma non sono i soli, nel senso che questi sono solo quelli più evidenti, ma neanche quelli a mio avviso più interessanti. Secondo me l'interesse maggiore è che attraverso un webinar abbiamo la possibilità intanto di coinvolgere una platea molto più ampia. In questo momento siete 155, più noi relatori e staff siamo circa 160. Anche solo prenotare una sala per ospitarci tutti impedirebbe di realizzare un'attività del genere e ci costringerebbe a riprogettarla in modo molto diverso, ad esempio farlo soltanto in maniera saltuaria una volta l'anno, oppure suddividendo la classe in tante edizioni con un numero ridotto di partecipanti, quindi limitando anche la possibilità di scambio che avviene in un'aula, sia fisica che virtuale, sia tradizionale che virtuale. Sempre parlando di alcuni elementi di progettazione del webinar, la durata. Generalmente al format ci attestiamo intorno a un'ora e mezza. I webinar possono durare meno di un'ora perché altrimenti diventa, come dire, eccessivamente oneroso l'organizzazione del webinar per i risultati che poi possiamo raggiungere. Un webinar che dura 30-40 minuti. Quindi ci attestiamo intorno all'ora e mezza, qualche volta un'ora quando abbiamo un solo relatore, magari per un ciclo di webinar con una serie di eventi ravvicinati nel tempo. Solitamente abbiamo più di un relatore, come nel caso di oggi, e quindi, anche se non è indispensabile suddividere gli interventi in maniera così omogenea, così netta, possiamo dividere sostanzialmente una quarantina di minuti per ogni relatore più 5-10 minuti per le domande, la risposta alle domande, che solitamente avviene al termine dell'intervento di ogni relatore, oppure come faremo oggi, al termine degli interventi di entrambi. In questo modo che cosa possiamo fare? Chi è interessato soltanto al webinar vero e proprio può seguire tutta la lezione, chi è interessato poi ad approfondire gli argomenti, ad ascoltare le risposte, può fermarsi anche qualche minuto in più rispetto alla durata del webinar. Questo perché lo strumento di per sé è estremamente flessibile, quindi non abbiamo dei vincoli. I vincoli che ci possiamo dare sono più, come dire, per realizzare un webinar efficace, per cercare di raggiungere nel miglior modo possibile gli obiettivi didattici, gli obiettivi che ci siamo dati. Però poi siete liberi di pianificare un'attività come meglio credete. Ovviamente non sforate le 2 ore perché altrimenti l'attenzione dei partecipanti inevitabilmente crolla. La durata del webinar mi porta anche a parlare di un argomento a mio avviso molto importante. Non cerchiamo di prevedere una sola sessione di webinar, magari di 2 ore, 2 ore e mezza, per dire tutto quello che abbiamo da dire su un determinato argomento. A nostro avviso, la soluzione migliore in questi casi, se è opportuno,
approfondire più argomenti, suddividerli in più seminari online, creare un ciclo di webinar, quindi non un singolo evento spot in cui dico tutto, ma una serie di attività, magari tra un'attività e l'altra è possibile far fare ai partecipanti una serie di attività. In che modo? Attraverso possiamo assegnare una serie di compiti, di approfondimenti che i partecipanti possono fare offline per proprio conto, oppure possiamo sfruttare Innovatori PA, creare una comunità all'interno di innovatori, oppure se un webinar collegato a un percorso formativo, proporre delle attività all'interno della nostra piattaforma di e-learning. Quindi non pensate ai webinar come un evento unico e dove dire tutto, dove one shot, dove dare tutte le informazioni, ma provate a pianificare, a riprogettare le attività in vari momenti e tra un webinar e l'altro prevedere delle attività che permettano al partecipante intanto di personalizzare l'apprendimento sulle proprie esigenze e quindi magari di rivedere alcune parti, approfondirle se interessato. E poi di evitare di saturare l'attenzione del partecipante in un'unica sessione di attività. In tutto questo, Stefania l'ha sottolineato bene, è fondamentale la figura, lei lo ha chiamato il bidello, io magari mi rifaccio più alla figura del tecnico di laboratorio, dell'assistente universitario, cioè non è colui che va in aula e fa la lezione, ma è il soggetto, è l'esperto, ad esempio il tecnico del laboratorio, di tutta la strumentazione, degli esperimenti che è possibile fare in un laboratorio e dà supporto al docente. Quindi il tutor tecnologico, il tutor didattico, che sono in genere le figure che prevediamo all'interno dei nostri percorsi learning, sono figure fondamentali per non solo dare supporto ai partecipanti, ma allo stesso docente. Magari il docente è bravissimo in aula, è capacissimo a tenere la viva l'attenzione da parte degli utenti, però poi non sa riproporre le stesse attività online, in modalità sincrona su questa piattaforma. Quindi il tutor generalmente gli fornisce una panoramica degli strumenti della piattaforma e insieme a lui inizia a pianificare la lezione, come può essere progettata o riprogettata una lezione d'aula. Io ho pochi minuti ancora, vediamo le fasi di un webinar. Molto spesso ci focalizziamo la nostra attenzione soltanto sulla fase centrale del webinar, cioè l'esecuzione del webinar vero e proprio. In realtà molto importanti sono la fase che precede il webinar, se abbiamo fatto i passi giusti, se abbiamo comunicato bene il webinar. Ci possiamo aspettare un webinar efficace, un webinar di successo. Se invece abbiamo trascurato alcuni degli aspetti fondamentali della preparazione del webinar, potremmo avere una scarsa partecipazione, oppure potremmo avere degli iscritti che sono poco interessati all'argomento perché magari la comunicazione che abbiamo dato era poco, come dire, poco, non chiariva bene quali erano gli obiettivi del webinar e quali sarebbero stati gli argomenti da affrontare, oppure dobbiamo perdere molto tempo a gestire problemi tecnici che riguardano l'accesso dei partecipanti, quindi tutto questo aspetto va curato bene. Generalmente il supporto che diamo è quello di, intanto a livello di informazioni, potete fare riferimento alle istruzioni che sono presenti su Eventi.pa, ma anche alle guide che anticipo perché magari poi dopo non ho il tempo, abbiamo raccolto in una pagina dedicata sul focus formazione. Quindi abbiamo una pagina come usare Adobe Connect dove abbiamo raccolto tutte quante le guide che abbiamo realizzato nel corso degli anni, dedicate sia agli ospitanti che anche ai relatori e ai partecipanti. Quindi intanto una buona informazione permette anche di anticipare e prevenire alcuni possibili problemi. Poi ci sono tutta un'attività che vi dicevo, il tutor e l'ospitante fa insieme al docente, che è quello di predisporre il layout, così mi ha fatto vedere Stefania, preparare i contenitori più adatti per quel tipo di webinar, cominciare a caricare i materiali. Poi c'è il webinar vero e proprio, che è quello che conoscete, quello che stiamo svolgendo in questo momento. Poi c'è una successiva fase, an ancora di più trascurata rispetto a quella, come dicevo, la fase che precede il webinar, che è quella di analisi di come è andato il webinar. Attraverso Eventi.pa avete la possibilità di, no, avete la possibilità, dovete sostanzialmente
proporre dei questionari di gradimento ai partecipanti, l'analisi dei dati raccolti, intanto c'è un voto di sintesi che può essere utile per confrontare delle attività tra di loro, ma molto utile possono essere soprattutto le domande di dettaglio e i commenti che i partecipanti possono facoltativamente lasciare nel questionario. L'invito che faccio è quello di andare a leggere quei commenti. Molto spesso saranno anche non riuscivo a sentire, non ho ricevuto, dove sono il materiale, eccetera, domande che magari sono banali, altre invece potrebbero essere effettivamente utili per capire se l'attività che abbiamo proposto è stata effettivamente efficace, se c'è qualche elemento che possiamo tenere in considerazione per riprogettare quell'attività o se parliamo di un ciclo di webinar, l'evento successivo. Poi tutta una serie di attività che devono essere fatte subito dopo il webinar sono scaricare i log, altri dati che possono essere utili per capire per esempio qual è stato l'interesse da parte degli utenti, oltre che per attestare poi le presenze su eventi PA. Se vedo che i partecipanti hanno avuto sono rimasti per tutto il tempo, per tutta la durata del webinar in stanza, è un primo elemento. Ovviamente non è come dire, sicuro, se non siamo sicuri al 100% che gli utenti abbiano seguito o che abbiano appreso i contenuti che abbiamo esposto, però è comunque un elemento che può essere utile. Un'altra attività che va svolta necessariamente è quella di pubblicare i materiali. A partire dalla registrazione del webinar che possiamo avere in un duplice formato, la registrazione è quella nativa di Adobe Connect, che è immediatamente disponibile, è sufficiente che l'ospitante la renda pubblica con un paio di clic, oppure può scaricare la registrazione. A quel punto, avendo il file video nel formato MP4 o FLV, può caricarla, ad esempio, così come facciamo abitualmente, sul nostro canale YouTube. Ovviamente le due soluzioni hanno vantaggi e svantaggi. Il vantaggio della prima è che è immediatamente disponibile, il vantaggio della seconda è che avendo caricato il video su YouTube, il video è più portabile, quindi può essere visto più facilmente anche attraverso dispositivi mobili. Poi il video può essere incorporato all'interno della pagina di eventi PA o del corso o sulla piattaforma e-learning. In più, ovviamente, dobbiamo fare tutto quel lavoro di comunicazione dell'attività svolta, quindi di valorizzazione attraverso i nostri canali, il focus tematico, i canali social, il sito di notizie sul sito istituzionale e quant'altro per dare valore, per valorizzare quell'attività e quindi visibilità al progetto che la sta promuovendo. Ma ho altri 3 minuti, abbiamo diverse domande. Ovviamente, in tutto questo, l'attenzione è quella al gatto sulla tastiera. Raffiguriamo con questa figura il pericolo proprio che vi dicevo prima, cioè degli utenti che si loggano magari puntualissimi e poi approfittano di quell'ora per assentarsi, fare tutt'altro e magari poi sono quelli che si lamentano di più perché vogliono ottenere l'attestato di partecipazione o riconoscimento dell'ora passata a seguire i webinar. Come riusciamo a scongiurare questo rischio? Intanto, ovviamente, proponendo dei webinar interessanti che siano realmente calati sulle esigenze dei partecipanti del nostro target, e poi cercando di renderli più interattivi possibili, coinvolgendo i partecipanti, permettendogli di fare domande, proponendo dei sondaggi, tutti quegli strumenti che Stefania vi ha presentato prima. E altra cosa, non evadendo le risposte e le domande che possono arrivare, quindi è molto importante dare seguito alle domande, perché altrimenti se quel partecipante poi magari segue qualche altra nostra attività, il rischio è che come dire, non si fiderà più, verrà a meno quel patto di fiducia tra il discente e il docente. Quindi attività il più possibile interattive, interessanti, stimolanti. Vedo che Claudia è particolarmente attiva in chat. Claudia, ci sarà sicuramente modo per rispondere alle domande. Vediamo se ho qualcos'altro da proporvi. Ok, sono all'ultima slide, quindi mi prendo proprio l'ultimo minuto che ho a disposizione. Uso spesso questa slide perché mi sembra particolarmente significativa. Le istruzioni, le guide ci sono tutte a partire da quella che vi ho segnalato. Quindi fate riferimento a quella pagina del nostro sito per tutte le guide sull'uso di Connect.
Se però non è qualcosa non è chiaro, e soprattutto avete necessità di riprogettare, di avere un supporto proprio nella progettazione più che nella realizzazione del webinar, chiedete a partire da Stefania, a partire da Salvatore, e sicuramente le prime attività è meglio progettarle con qualcuno che già ha avuto, che oltre a farmi avere maggiore dimestichezza con la piattaforma, possa anche guidarvi nelle scelte progettuali che sono fondamentali in qualsiasi attività formativa e in un webinar ancora di più. Allora, io sono stato esattamente nei tempi, lascio la parola a Salvatore e grazie per l'attenzione. Però resta lì in video, resta lì in video. Anche Stefania, potresti attivare la webcam, siccome siamo un po' sempre anche tra amici, vi propongo, dobbiamo ovviamente rispondere, l'ha detto Gianluca, che sarebbe criminale non farlo, vi propongo di fare così, adesso Gianluca fa a Stefania le domande per Stefania e Stefania fa a Gianluca le domande per Gianluca. Facciamo una ciascuno così variamo un po', Va che bene? Va dite? bene. Dai. Ok. Gianluca, inizia la domanda. Allora, quindi senza l'ordine di arrivo, semplicemente di pertinenza. Allora, Roberto Santi chiede: GDV e colloqui come fare? Ce ne sono diverse di Roberto, quindi magari le metto insieme. Prego, Stefania. Allora, GDV, gruppi di valutazione, come fare? Come fare? Ci si allestisce intanto l'aula. Perché ogni area, per esempio la tua Roberto di comunicazione, ha a disposizione un'aula virtuale, la si allestisce per un colloquio, quindi inserirai i contenitori video, i contenitori eventuali che ti servono, vi collegate in commissione, ma forse tu vuoi sapere come si fa non tanto il gruppo di valutazione online quanto la firma dei documenti eventuali della commissione, eccetera. Quindi stai chiedendo sulla firma digitale o roba del genere, perché se no devi allestire l'aula esattamente come per un incontro online tra persone e quindi attivare un box video. Claudia Onnis, per te Gianluca, cos'è la lavagna? Non l'ho mai usata su Connect. Allora, la lavagna è uno strumento che, come vi ho fatto vedere Stefania, ci permette di avere proprio un foglio bianco su cui scrivere, oppure di utilizzare gli stessi strumenti anche su una. Ops, cosa è successo? Allora, sì, no, volevo far vedere un'altra modalità. Ah, Volevo ok, far scusa. vedere un'altra modalità, che è quella di utilizzare gli strumenti della lavagna direttamente su una presentazione PowerPoint. Quindi, se il docente, ad esempio, è abituato a mettere in evidenza delle parole, eccetera, ovviamente lo possiamo fare direttamente su PowerPoint, oppure attivare dei comandi che ci permettono di scrivere, di scrivere a mano libera, ovviamente può essere complicato, ma anche di disegnare delle forme, cambiando il colore, cambiando la dimensione dei riquadri e così via. Quindi non è semplicissimo da utilizzare, soprattutto perché appunto è difficile scrivere a mano libera con il mouse, però avendo una tavoletta grafica può essere molto utile, soprattutto quando appunto il docente è abituato a schematizzare i concetti che espone, oppure in alcuni contesti particolari, tipo per le lezioni scientifiche, di matematica, fisica e altro. Peraltro adesso ho attivato Ok, prossima. la modalità per cui anche i partecipanti possono disegnare nella lavagna, quindi può essere considerato proprio anche un lavoro collaborativo tra relatore e docente, scusate, allievo. Altra domanda? Ok, allora ce n'è una di Paola Parisse che chiede quanti possono essere al massimo i partecipanti. Quanti possono essere al massimo i partecipanti rispetto a cosa? Allora, abbiamo, ripeto, 5 licenze, 2 da 1000 partecipanti e 3 da 100, quindi si possono prenotare aule da 1000 e aule da 100, questo è il massimo consentito. Per quanto riguarda invece le aulette che abbiamo a disposizione per le aree oppure per gruppi di progetto,
Quelle possono ospitare al massimo 10 partecipanti, a meno che non venga prenotata per tempo e quindi calendarizzata la sessione, per cui può arrivare a ospitare anche 1.000 persone o anche 100 persone. Il fatto è che, come ho detto prima, la priorità va data ai webinar. Se non ci sono webinar in contemporanea, le aule che hanno un massimo di 10 persone possono diventare o da 1.000 o da 100. Altra domanda. Roberto Santi, come mettere un video così come avete fatto all'inizio? Allora, Roberto, usando il contenitore condivisione, che è questo che stiamo utilizzando adesso e dove qualcuno di voi sta pasticciando, il contenitore condivisione permette di condividere documenti in formato PowerPoint, PPT, PPTX, PDF, ma anche video appunto nel formato MP4 o FLV. Quindi è solo un normale documento, file che carichiamo all'interno di questo contenitore condivisione. Poi a quel punto il sistema riconosce come un file video e attiva quella barra, una barra dei comandi che permette al relatore di avanzare, di mandare in esecuzione il video e di eventualmente anche scorrere avanti e indietro usando la timeline, la barra di scorrimento disponibile. Quindi ci sono dei vincoli che sono da un punto di vista tecnico. Ok, vi togliamo il giochino subito L'ho perché vi sta tolto, piacendo troppo questa cosa della lavagna. l'ho tolto. Ok, togliamo la lavagna. Allora, sì, video c'è un vincolo che dal punto di vista tecnico il video non può essere eccessivo, è troppo pesante. Diciamo che un video di 30-40 mega riusciamo anche a caricarlo in piattaforma, però il rischio poi sarà che chi ha una connessione lenta potrebbe vederlo a scatti, potrebbe vedere l'audio in asincrono rispetto al video, quindi è opportuno sempre mantenere una durata contenuta, quindi comprimere il video prima di caricarlo. Quello che abbiamo visto prima pesava pochi mega, pesava neanche tanto poco, però insomma intorno alla decina di mega è la cosa migliore. Questo pesava 7 mega e la qualità era tutto sommato accettabile. Mi è capitato di caricare anche video di una trentina di mega e si vedevano bene, però poi dipende sempre dalla singola connessione. Poi c'è un altro discorso sulla durata del video. Ovvio che in un webinar che dura 60 minuti come questo non farei mai vedere un video di un quarto d'ora. Magari proporrei, e torno al discorso del ciclo di attività che vi facevo prima, magari lo proporrei alla fine di un webinar e inviterei i partecipanti a vederlo prima del webinar successivo e poi lo commenterei nel secondo appuntamento. Quindi direi che un video intorno ai 2-3 minuti è la durata massima. Quello di oggi durava 4 minuti, ma era carino, quindi era un modo per rompere il ghiaccio e per iniziare bene questo seminario online. Altra domanda, Claudia Onis. Claudia ne ha fatte tantissime, comunque le abbiamo raccolte tutte, quindi magari poi potremo dare seguito anche in altra modalità, via mail o altro. Claudia, capienza massima rispetto ai partecipanti, relazione tra il numero di partecipanti e possibilità di tracciare la presenza. Quindi torniamo sul discorso sul tema del numero di partecipanti. Relazione tra il numero di partecipanti in una riunione e funzionalità attivabili. No, allora, un'aula, se anche di 100 persone o di 1.000 persone, consente di avere le stesse funzionalità di un'aula da 10. Il fatto è che ovviamente non è che puoi dare la parola a 1.000 persone, puoi gestirla attraverso l'alzata di mano, ma puoi anche dare la parola singolarmente. Insomma, ovviamente va gestita questa cosa. Però non ci sono limiti. Sì. Ok, Stefania, provo a aggiungere una cosa. Ovviamente il numero dei partecipanti, abbiamo detto fino a un massimo di 1.000, può cambiare anche la configurazione della stanza, perché avere un'interazione con dei colleghi, anche numerosi, ma che conosciuti, è diverso rispetto a fare un'attività magari per il dipartimento, per un ministero. Quindi in alcuni casi permettiamo l'interazione. Non attraverso la chat, ma attraverso il contenitore domande e risposte che Stefania vi ha fatto vedere in uno dei layout disponibili. Le domande e risposte hanno il vantaggio che i partecipanti possono fare domande esattamente come attraverso la chat, però
non sono immediatamente visibili a tutti e quindi l'interazione è un po' più strutturata e meno caotica, anche più facilmente gestibile da parte dello staff. Ed è una modalità che abbiamo utilizzato per alcuni webinar in passato, me ne ricordo uno in particolare di Perla PA, su Perla PA con Rosaria Russo. Credo che stabilimmo il record per il format di oltre 980 partecipanti. In quel caso avemmo centinaia di domande e raccoglierle attraverso la chat sarebbe stato impensabile. Quindi ci venne in soccorso una diversa impostazione della stanza. Anche qui è un lavoro artigianale che va cucito addosso al singolo progetto, al singolo evento. Non c'è una modalità unica per proporre. Per allestire la stanza e progettare un webinar. Prego Stefania. O io Claudia Onnis chiede quanto costa una licenza e per quanto tempo è valida? se vuoi rispondo io, allora la licenza dipende nel senso che ci sono vari tipi di licenza. Adesso senza entrare nel merito di quante sono state pagate quelle che sono state rinnovate adesso. Si va da un minimo di 400 euro ad arrivare a diverse migliaia di euro, quindi non è solo il numero massimo di partecipanti che definisce il costo della singola licenza. Per quanto tempo è valida, le licenze hanno una durata minima annuale, ovviamente possono essere acquistate anche per più anni, quindi da 12 mesi a 24, 36. Allora, domanda di Giuseppe Raffa, qual è la modalità di prenotazione delle aule virtuali e a chi mi dovrei Allora, al rivolgere? momento, fino ad ora, esiste un calendario condiviso e bisognava rivolgersi a me per prenotare l'aula. Adesso dovremmo creare cinque calendari condivisi, dai quali sarà possibile vedere quando le cinque licenze, le cinque aule sono a disposizione. Non so a chi bisognerà rivolgersi, in effetti, non lo so, non so rispondere a questa domanda. Beh, magari si può mandare un'email a eventipa, Sì, o però ad poi qualcuno esempio, da quantomeno eventipa deve rispondere, siccome sono sempre io che rispondo da tu. eventipa, quindi non lo so. Ti faccio la domanda di Maria Teresa Ok. Tedeschi, Microsoft Teams? Non la capisco questa domanda. Allora, sì, Microsoft Teams è un'alternativa più che a Adobe Connect, a Skype, a altri sistemi di videochiamata. Ha un numero ristretto di partecipanti e integrato in Microsoft 365, integrato, ma credo che sia un servizio esterno che va acquistato. Io la sto utilizzando alla SNA come non solo la piattaforma di videochiamata, ma anche il sistema. È un ambiente collaborativo dove è possibile creare dei gruppi, condividere file, eccetera. E in più è integrato tutta la suite Office online e quindi è un ambiente molto molto interessante. Ha un costo per licenza e sarebbe alternativo ai vari strumenti che attualmente stiamo adottando, a partire da Adobe Connect, Google Premium, eccetera. Domanda di Roberto, possiamo estendere a più di 10 le aule virtuali delle aree? Sì, come dicevo prima, si possono estendere, ogni aula che può contenere 10 partecipanti può essere estesa se, ripeto, adeguatamente, cioè per tempo prenotata e se non ci sono webinar, in contemporanea, che hanno la priorità sulle riunioni. Poi, ovviamente, se si intende fare un webinar, nella propria aula, questo è da discutere, se si tratta di eventi, inseriti su eventipa, insomma, ci sono una serie di condizioni che andrebbero rispettate, però ancora non sono state scritte queste condizioni. Sentite, ci sono ancora diverse domande, però siamo arrivati alle 17:30, io direi di rispettare gli orari. Direi una cosa, che possiamo sfruttare le domande per fare un po' di raccolta delle richieste di chiarimenti e fare delle risposte, magari che potrebbero essere messe in questo ambiente Moodle dove verranno anche caricati le registrazioni e gli altri materiali.
Qualcuno suggeriva anche di fare un webinar dedicato in maniera specifica alle commissioni di valutazione. Questo mi sembra una buona idea. Magari prendiamo accordi anche con gli altri uffici e lo programmeremo nelle prossime settimane. Io mi fermerei qua, siamo alle 17:30. Come al solito, vi lasciamo il tempo per andare a fare ginnastica davanti al televisore. Grazie a tutti, grazie Stefania, grazie Gianluca e a presto. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao a tutti.